No, no, deve dimagrire lui. Dimagrirò. No, no, ma lui dimagrisce, non vi preoccupate. Allora, raga, da adesso, per chi sta vedendo in ordine questi video, ci saranno gli eventi che ci hanno portato poi a completare tutto il discorso dei costumi al 100%. Successivamente si passerà alle mostrine e poi si inizierà a vedere altro. Quindi praticamente adesso andremo nel vivo della fase costumi e poi andremo a chiudere il ciclo. Comunque, anche se vedrete questi video non in ordine, è uguale. Saranno comunque sul canale in ordine, anche sul sito, quindi se state ascoltando questa cosa che sto dicendo adesso, è un modo di navigazione, anche se li state guardando in disordine, per capire bene com'è la situazione. Io adesso parlerò un po' meno anche nei video successivi, perché lì nel passato parlavo tanto e quindi spiegavo già quello che stava succedendo. Al massimo posso aggiungere o togliere qualcosina in base al discorso o concludere o iniziare il video. Babbarie comunque. Quindi vi lascio il video. Oh, buonasera. Aspetti un attimo. Oh, buonasera. Ah, ma mi stai rifondo? Certo. Ah, io pensavo che era una foto. Provino. Ti servono, ti servono, diciamo, qualche giro in più oltre i 10, si può anche fare. Io adesso mi occupo di la sera non fa un video, devo portare all'11, la sera. Lui è quello che deve fare il signorotto, quindi. Quindi nome? Maurizio Canistra. Che nel film sarà Benito, si chiama. Benito! Buongiorno. 38. Ora poi quando la gente fa. Aspettiamo, io la vuoto con le 9. Sì, ma le devo fare i tuoi video a te, grazie. Che poi ce l'ha fatto? Ho fatto a bocca. Della pigliare. Nel film si chiamerà Giovanni. E tu come ti chiami nel personaggio? Giovanni. Poi 40. Me l'ero scordato che c'era pure lui. C'era lui? Che recitava pure lui, me l'ero scordato. Io devo vedere che comparsa devo fare. Facciamo a meno 5. Nicola Polopo. Bellone sei, va. Sei fatto bellone. Vabbè, anzi, la rispetto all'estate. Nicola. Sempre Nicola. Ma che aumenti? Tutto aumentato, tutto usciato, sì. Ora ne usciamo. Vuol dire, lo sai che cosa? Che se ci vuole un'ora di tempo per coprirti i tatuaggi. Che noi se iniziamo a riprendere alle 8, tu ti devi svegliare almeno alle 5 e alle 6 devi mettere mano. 9. Backstage. Vabbè, ma perché i tatuaggi non ce li vuoi avere? L'uomo uccelli, per carità del signore, l'uomo uccelli. Pare, levamo l'altro. Ah, tu ce l'hanno all'uaro tutti. Vabbè, che è comune. Pure lui ha il polpaccio. Ma si sì, so fai il tocco solare fino a che arriva a sto colore. Ah, vabbè, ma l'altro non si vede, solamente in tre cosce, mettiamo una mutanda con la. Non ho un problema che poi mi devo derutare. Invece di 1000 ce ne davo 2000. Ecco? Sì, compa, non ci viene quella cosa seria. Che doveva venire a provino e non ci è venuta. Due giorni, ci ha fatto il pacco. Noi stiamo facendo nel caso in cui. Cosa parla? Cosa dicevi? Ha fatto qualcosa? Non penso. Con noi no. Ah, vuoi con altri? Vi ricordate che sono arrivate le divise di prova per quanto riguarda appunto i costumi di 2000 passi? Bene, nei giorni successivi abbiamo poi fatto l'elenco preciso di tutte le cose che servivano, abbiamo guardato una marea di siti, valutato una marea di cose quanto riguarda
i costumi, dove prenderli, il prezzo e tutte queste robe qua. Praticamente in questi giorni abbiamo fatto gli ordini, quindi già stanno iniziando ad arrivare le prime cose. Abbiamo già ordinato un buon 85-90% della parte costumi, manca qualcosina e qualcosina la dobbiamo far fare dalla sarta da zero, come i costumi di alcuni protagonisti, mentre tutto il resto abbiamo ordinato. Alcune cose sono in lavorazione, alcune cose le sta facendo la sarta, come i vestiti dei francesi, e le divise italiane ce le sta facendo un'azienda, stata quella che ci ha tra virgolette salvato la vita per quanto riguarda i costumi degli italiani, perché non li trovavamo da nessuna parte. Veramente grazie. Ci saranno una cinquantina di costumi circa, solo per i protagonisti e i figuranti militari. Gli stivali dei tedeschi sono 5 paia. Questi li abbiamo presi così per essere più uguali possibile, perché questi sono, diciamo, stivali tra virgolette paraculo. Ora vi faccio vedere il perché. Ecco, in pratica sono questi stivali da equitazione praticamente. Sono molto lucidi e appunto molto gommosi, non danno l'effetto di pelle. Mentre questi sì, cosa faremo noi? Questi li daremo a tutte le persone molto più vicine alla telecamera e comparti principali, dove appunto verranno abbastanza visti, dove appunto saranno più al centro dell'attenzione, ecco. Mentre questi saranno per tutti i soldati che staranno dietro, per tutti i soldati appunto che non avranno parti in primo piano, che corrono, che si muovono, che sono in ginocchio. Li scenograferemo un pochettino per farli diventare un po' più opachi, perché sono proprio lucidi, però appunto con questa predisposizione avremo gli effetti giusti, perché comunque la differenza di prezzo c'è. Questi li abbiamo presi circa 30 euro, se mi pare 30 euro al paio, mentre questi 13, quindi chiaramente questi per la massa vanno benissimo, per le scene di massa, scenografati ovviamente così proprio si vede che sono lucidissimi anche sotto la luce delle lampadine. Mentre con un mega sconto abbiamo preso un po' di roba. Scarpe, un sacco di scarpe. Queste saranno le scarpe dei francesi, di tre colori e vari numeri. Sono tutti lo stesso modello, però di vari colori. Vedete, scarpa classicissima. Le camicie dei francesi, contatissime. E i maglioni degli italiani, perché? Che praticamente la divisa degli italiani, di quella particolare divisione che stiamo andando a ricreare tra virgolette noi, aveva il maglione comunque nelle immagini storiche che abbiamo trovato noi, per il posto in cui era tra l'Italia, la Francia, la Svizzera e la Germania, quella zona lì, nel maglione nero a collo alto. E noi abbiamo trovato praticamente molto 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 simile, e questo va sotto la divisa. E adesso stiamo aspettando i preventivi per quanto riguarda i gibernaggi, i cinturoni, le mostrine, tutte queste robe qua che le stiamo prendendo in un secondo step. Quindi una volta c'è il preventivo, noi poi facciamo anche l'ordine di quelle cose, quindi tutte tasche, cinturoni, portacaricatore, le armi pure. Siamo più avanti di prima. Questa cosa mi emoziona e mi spaventa, perché è veramente un progetto molto impegnativo. La mia paura è di non essere in grado di farlo, cioè come un po' di malamuri, di non essere stato in grado di raccontare attraverso la regia bene quello che ho scritto. Però dico, già un film l'ho fatto, valutando le migliaia di errori che ho fatto lì, non tanto paura, però quell'insicurezza, perché è una cosa veramente grossa, cioè costumi, già ci sono un po' più di persone, di comparse, devi gestire tutte queste cose, le camionette, quindi dico, non so effettivamente quello che sarà, cioè tutto nuovo, perché è più grosso, che okay, già un film l'abbiamo fatto, però già qui il livello è veramente superiore, nonostante sia stato scritto semplice per poterlo fare col minimo possibile a livello economico, però già è un pochettino più impegnativo. L'epoca storica, riprodurla più fedelmente possibile, sono tante cose, no? E noi siamo pochi, quindi questa piccola emozione si fa sentire. Soprattutto vedendo che adesso cominciano ad arrivare le cose, e sono stato 2 anni fermo, adesso le cose si iniziano a concretizzare. Fa strano da un lato, sto uscendo da questo periodo di nulla facenza, dall'altro lato ancora vedo che si prospetta un futuro particolarmente impegnativo. Però è fantastico, cioè stiamo per fare un altro film migliore di prima. Stiamo preparando un sacco di cose, quindi c'è veramente un sacco da fare adesso, e quindi poi mi piace questa cosa, questo format che racconto per il mio canale, però per adesso mi piace un sacco.
chissà quello che uscirà. Spero vi piaccia. È ancora l'inizio. E ancora manca tutte le riprese, il montaggio, manca tutto. A pace c'è. Ma siamo disagiati. Interpreta. Spoileriamo, spoileriamo. Le modifiche, le cose che dobbiamo fare. E che pezzi? E che pezzi? E che pezzi? Completo. Comunque altre due battute avrebbero stuzzicando. Sto modificando il copione. Ci sono anche due battute nuove. In generale. È così il nostro sistema. Sul sistema compare modificato. Vabbè, ma quanti ce n'è? Ce n'è tanti. Amico, sì. Amico. No, oppure dire semplicemente. Fraterno. Però. Vabbè, intanto poi praticamente spuntiamo i bottoni. No, no, deve dimagrire lui. No, no, ma lui dimagrisce, non mi preoccupate. Impegno, Vabbè, se no va che imbarazzo. Sì, i capelli ci stanno crescendo. Ti facciamo stare un anno che cambia il nome. Un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Vabbè, ma meglio sta che cambia il nome. Capelli corti non dici niente. Secondo me no. Gennaio, febbraio, marzo. Non lo sappiamo. Vediamo. Aprile, maggio, giugno. Non lo sappiamo. Secondo già stiamo facendo i vestiti. Quindi essere marzo, aprile, maggio. Quando vuoi tu iniziamo. Stiamo facendo i vestiti. No, ma me, scusa a me, più tardi è meglio è perché faccio le cose. Saro, Saro. Grazie. Come figlio, mamma. No, più secco lo devi fare. Ancora. Però secco. Ancora. Ancora. No, 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 più secco, più secco. No, ma è per lui, si diverte, cioè è sempre divertente. No, in questo no. Avevo paura, Giovanni. Se qualche cosa viene meglio, gli viene meglio in dialetto, in caso, gliela mettiamo in dialetto. No, è che quando fai una parte lunga, ogni pausa, c'è un pensiero che ti scaturisce a quello che stai dicendo. Dico, in che caso... Lui deve attingere a quei pensieri che ci fanno dire. Chi può dire che sono scelto? La grande? Poi... più pause, più pensieri. Vabbè, ma comunque. Vabbè, ma anche no, perché alla fine dico scarpe. Vabbè, come poi. Per fare girare un po' di scene di cose recuperato. Oppure facciamo una cosa, intaccamo tutti quanti. Intaccamo con lazzo e scegliamo la macchina. Camamo, camamo e scegliamo un te. 4 euro a paro. Facile provare a id intanto, poi ti provi. Tagliti un pezzo di peti. A scala ripeti. Ma perché sta scombattendo? Mi metto per la dieta, va! Ah. Io ho fatto la dieta sul piede destro, devo fare. Già su lui che è più alto, con la scarpa con la giusto su le vedo, mettendo la, le bretelle. Io i piedi. Se no ti faccio una battuta e fai piegate questo pantalone, devo mangiare di più. Ti danno i vestiti su misura, ci possono dare anche dei vestiti? Certo, dei vestiti così vi danno. Praticamente le cose stanno iniziando veramente qui a farsi vive e vere. E anche noi che eravamo lì iniziamo un po' a percepire il fatto che si stesse andando avanti e finalmente è che appunto questa cosa ci rincuorava, si sente anche dai toni della voce, soprattutto nel prossimo video si sentirà e si vedrà che siamo un po' più felici. Comunque, seguitemi sul sito, spero che questo video vi sia piaciuto, seguitemi anche sui social, dove volete, basta che mi seguite, se mi volete seguire, se nunca non mi seguite, ci sentiamo, ciao!